Anche un 17enne aquilano stava per finire nella trappola delle foto hard su internet. Il giovane non ha però ceduto al ricatto e ora il caso è al vaglio della Procura della Repubblica dell'Aquila. Il giovane è stato contattato sui social dalla donna alla quale ha inviato una foto. L'amicizia virtuale è andata avanti fino a quando la giovane gli ha chiesto un'altra foto, questa volta a sfondo pornografico e facendo cadere il minorenne nel raggiro. La ragazza gli ha infatti chiesto 200 euro da accreditare su una carta telefonica prepagata, intestata ad un'altra persona, altrimenti la sua foto sarebbe finita in rete. Il minorenne ha allora preso coraggio e si è recato alla Procura della Repubblica, dove ha raccontato la sua esperienza. Le indagini sono state affidate alla sezione di polizia giudiziaria della Questura, diretta da Mauro Panzini. La ragazza sarebbe già stata identificata e sarebbe originaria della provincia di Napoli, mentre non è ancora stato rintracciato il mancato beneficiario della carta telefonica prepagata che ha agito di concerto con la sospettata. Pare che si tratti di una persona straniera. Intanto è stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di tentata estorsione e la rete dei giovanissimi coinvolti in questa torbida vicenda potrebbe allargarsi dopo gli approfondimenti degli inquirenti. Una cosa è certa, non le manda a dire il presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila Carlo Benedetti. Domani 21 settembre inizia la festa dell'unità con dibattiti, concerti e riflessioni su temi nazionali e locali. Nell'ampio programma promosso dal PD e tra i tanti relatori invitati alle varie tavole rotonde, il nome del presidente del Consiglio Comunale non compare. Mancanza degli organizzatori o sgarbo istituzionale. Ai posteri la sentenza, ma nel frattempo Benedetti non ha, dopo lo sfogo su Facebook, rinunciato a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Anzi, qualcosa in più di un sassolino ad ascoltare le sue parole. Non le mando a dire a nessuno, credo di avere la dignità e la storia per poter raffermare quello che penso. È un lusso che mi posso permettere, a 50 anni ci si possono permettere anche questi lussi. Avrei preferito sì, un Festa in Unità che per esempio analizzasse l'impasse della ricostruzione per esempio nelle frazioni, che non saranno mai ricostruite con questo passo, l'impasse del provveditorato alle opere pubbliche nella ricostruzione degli edifici pubblici, compreso il Comune dell'Aquila, Palazzo Margherita, dove ci sono fondi dal 2009. Avrei preferito un Festa in Unità che parlasse molto più chiaramente, voglio dire, delle responsabilità dei tecnici, delle responsabilità degli amministratori di condominio ai quali è stata incautamente affidata una grossa parte della ricostruzione. Insomma, sarei entrato nel vivo dei problemi. Avrei parlato del fallimento della legge dell'Aquila con D'Alfonso e non di prevenzione sismica sulla quale D'Alfonso non sa nulla, perché il terremoto è un'altra cosa. Avrei parlato del problema della sanità e dello scippo di un ospedale regionale di secondo livello in questa città. Insomma, avrei parlato dei problemi. Parla quasi come un esponente, non dico di centrodestra, ma almeno delle opposizioni. No, è che oggi chi parla ai Festi dell'Unità, come ha detto D'Alema, lo decide l'Andreottiano Guerini e non lo decide nessuno di quelli che provengono da una storia. Ecco, anche questa ostinazione a chiamare alcune feste dell'Unità, credo che sia una cosa superata dal tempo. Era un'altra cosa la Festa dell'Unità? Beh, direi proprio di sì.